Gli ultraottantenni che prenotano il vaccino in autonomia attraverso il sito della regione spariscono dai nostri registri. Non sappiamo chi sono e soprattutto non saremo noi probabilmente a fare la somministrazione, visto che vengono presi in carico dalla regione. A denunciare il fatto è Eugenio Gandolfi, referente dei medici associati di medicina generale di Mortara. Viene preso in carico direttamente dalla regione, quindi non è più competenza del medico di famiglia, d'accordo? E questo mi dispiace, ma non è stato detto chiaramente neanche al paziente. Okay. Se da una parte insomma i medici di famiglia hanno difficoltà e soprattutto mancanza di tempo per effettuare le prenotazioni, dall'altra parte vogliono avvertire che effettuare l'iscrizione tramite il sito internet significa non ricevere il vaccino dal proprio medico. Niente di male, per carità, però è giusto che la persona scelga consapevolmente. Anche perché, aggiunge Gandolfi, al momento non si sa dove i vaccini verranno somministrati. Di conseguenza chi ha problemi a spostarsi, magari dai paesi più piccoli, andrebbe maggiormente informato. La gente cosa fa? La gente si trova, da un lato è come se avesse la frenesia di iscriversi, perché sembra che se non arriva a iscriversi subito perde chissà che cosa. Quando gli spieghi un pochino che c'è queste due chance, rimangono un po' lì. La maggioranza a onore del vero dice: no dottore, se posso vorrei farla con lei a Mortara. Questa è la versione maggiore. Le telefonate, ripeto, non sono state poche, le richieste sono quelle, c'è molta confusione, molta incertezza, molta difficoltà, soprattutto per l'anziano che non ha a fianco qualcuno che l'aiuti. Partire dall'attenzione a queste persone che hanno più di 80 anni, quindi non sono, magari qualcuno è ancora agilissimo, ma devo calcolare che qualcuno qualche difficoltà ce l'ha. Due, secondo me, per quello che è stato il contatto, la maggior parte delle persone, quando si sente dire l'alternativa è che il vostro medico sia lì a vaccinare, in preferenza dicono subito no, allora veniamo con voi, capisci? Questo andava fatto prima però, da parte della regione. Continuano intanto in massa le iscrizioni attraverso il portale della regione. Per venire incontro a chi ha difficoltà, il comune di Vigevano ha istituito uno sportello per aiutare gli ultraottantenni a effettuare l'operazione via internet. A partire da mercoledì 17 novembre, presso gli uffici comunali di via Cesare Battisti, ci saranno delle persone a disposizione degli anziani. L'orario è dalle 9 alle 12, basterà presentarsi con tessera sanitaria e un numero di telefono, mobile o anche fisso, da lasciare come riferimento.